Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Manuscripti e oggi vi voglio parlare in questo vlog della mia esperienza a Lucca Comics, sia per quanto riguarda gli acquisti che per quanto riguarda la situazione in genere. Per cui non mi resta che dare il via appunto al video. Benvenuti in questo nuovo vlog. Sono mancata un pochettino dalla situazione video perché ho avuto un pochino di cose da fare. Più che altro ho montato i video di quest'estate, sono riuscita a finire la parte di Scripty Planet dell'estate 2021 e sono ancora in paurosissimo ritardo con gli Scripty Planet del Giappone, ormai del 2018, ma prima o poi li metterò. Però non perdiamo tempo e in questo video vi voglio parlare della mia esperienza a Lucca Comics 2021 per quanto riguarda gli acquisti e soprattutto per quanto riguarda il ritorno in fiera dopo l'anno scorso, che comunque è stata solo in digitale. Che dire, come gruppo, perché ero con un gruppo appunto e ho fatto una giornata in libertà con gli amici per camminare tra gli stand, mentre gli altri giorni ho dato disponibilità per un gruppo cosplay a cui appartengo. La nota dolente è stata questa, nel senso ci sono state tantissime lamentele, le ho lette sul web ma le ho sentite anche in live, per quanto riguarda il discorso della gestione braccialetti, della gestione biglietti, timbri, quadrifogli e quant'altro. Ed è vero, specialmente il primo giorno c'è stato veramente un po' di caos, che poi tra l'altro era il giorno che io avevo scelto appunto per andare in giro per stand. E non ce l'ho fatta in quella giornata, perché? Perché non erano disponibili subito i biglietti che sarebbero dovuti essere già presenti perlomeno per i gruppi cosplay che erano a Villa Bottini, ed invece per quanto riguarda la mia personale esperienza non è andata così. I biglietti ci sono arrivati molto tardi in mattinata, i braccialetti erano finiti, per cui è stato molto difficile entrare nei padiglioni. Quindi il primo giorno diciamo che già mi ero un po' stranita, perché ho detto questo Lucca Comics parte molto male. In realtà poi i presupposti di una bella partenza c'erano, perché c'era il sole, quindi di solito Lucca è un po' come Pasquetta, no? Piove sempre, invece quest'anno eravamo partiti boom col sole, invece niente. Quindi c'è stato questo problema organizzativo che credo si sia poi sistemato nei giorni successivi, e quindi ho posticipato, seppur con meno tempo a disposizione, le mie camminate all'interno dei padiglioni e degli stand in cerca dei fumetti che mi ero appuntata e che volevo comprare, e nonché di action figure e quant'altro. Comunque insomma, tralasciando il problema di disorganizzazione anche logistica, perché hanno messo uno stand che è quello che molti come me avevano a cuore, che è appunto il Japan, è stato messo fuori dalle mura di Lucca e quindi era molto difficile da raggiungere. Bisognava andarci in macchina, quindi uscire dalle mura, prendere la macchina barra navetta e andare a San Concordio, quindi fuori le mura di Lucca. Quindi anche la logistica ha lasciato un po' a desiderare. Le mappe non erano tanto chiare, insomma questi sono stati un po' i commenti negativi che ho letto sul web, ma anche che ho riscontrato personalmente con la mia esperienza. Però insomma, poi alla fine, lungo i 4 giorni, devo dire che le cose si sono riprese alla grande. Perché? Perché comunque dal punto di vista romantico è stato bellissimo finalmente tornare in fiera con gli amici di sempre, con i gruppi cosplay di sempre. È stato bello nuovamente respirare quell'aria da fiera, indossare il costume, andarsene in giro per i vicoli, incontrare i cosplay uguali al tuo, farsi le fotografie. Insomma, ci mancava decisamente, ci mancava l'aria del Lucca, e quindi dal punto di vista emotional devo dire che è stato veramente bello. È stato bello rivedere persone, mangiare insieme, rivedersi la sera, passare Halloween. Sì, questo decisamente penso che, come è mancato a me, mancava a tanti. Quindi in un certo qual modo il problema della disorganizzazione poi alla fine è stato mitigato dal fatto che comunque finalmente si era tornati in fiera. Chiaramente mi auguro
auspico che il prossimo anno si ritorni un pochino alle vecchie formule, non ci sia questo caos con i biglietti, perché è un peccato, perché magari quella potrebbe essere la nota negativa di un evento che comunque ogni anno riesce a stupirmi e ogni anno mi lascia la nostalgia nel cuore quando me ne vado. Quindi spero appunto il prossimo anno, incrociamo le dita, che non ci siano più restrizioni e che tutta la parte organizzativa, logistica, biglietti venga fatta in maniera migliore, magari con meno fretta e quant'altro. Bene, quindi passiamo alla parte acquisti. Ho visto quest'anno una novità che era appunto quella delle bag. Cioè, ho visto che molti negozi, molti esercenti di Lucca hanno messo in piedi questo discorso delle bag. Comunque devo dire che è una cosa molto carina, perché comunque con 20 euro si riescono a prendere delle cosette molto carine in relazione al manga che si è scelto. Quindi in questo caso io ho preso due bag, una dell'Attacco dei Giganti, bellissima, che secondo me può diventare tranquillamente un quadro, Demon Slayer. Allora, all'interno di queste bag c'erano sorpresine piccole e medie, e poi c'era la sorpresona grande. Nelle sorpresone grandi delle due bag ho trovato un Pikachu, che visto che siamo nel 25esimo anniversario direi che ci sta. Sempre una felpa Pokémon, che però purtroppo è una S, quindi io non, sinceramente non so se potrò indossarla. Peccato, perché era veramente carina, cioè con la zip fino qui. Forse la dovrò vendere o regalare, quindi su questo sono molto dispiaciuta, perché l'avrei indossata volentieri anche in ufficio senza problemi. C'era Patreon come sponsor di Villa Bottini, e nei gadget che ci sono stati dati, perché appartenevamo appunto ai gruppi cosplay presenti in Villa Bottini, c'è la maglietta e la bag che è qui dietro, però pure la maglietta taglia S. Quindi rimarrà un oggettino che regalerò a qualcuno che non è potuto venire. E sempre nelle bag, mega poster, molto molto belli veramente, che se avessi un'altra stanza in casa penso che l'avrei già decorata così. Eccole qua, due stampe molto molto belle, rispettivamente Attack of Titan e Demon Slayer. Non ci si trovava in queste bag anche le sorpresine un po' più piccole, quindi si passa da portachiavi, spillette, segnalibri, nonché anche una cosa molto bella che io però tecnicamente non ne so, non conosco il nome, sono dentro dei disegni già fatti, eccoli qua, che sono fighissimi, e però penso vadano colorati, quindi forse sono degli album da colorare, però veramente, cioè, ci sono dei disegni veramente molto belli in questi folder, quindi sono stata contenta di trovarli, perché penso che una volta colorati possono diventare dei quadretti molto, molto belli anche da regalare, insomma, un regalo originale per chi ha dei portachiavi, che anche cartoline penso provenienti proprio dal Giappone, cioè sono quelle cartoline che credo abitualmente si mandano in Giappone, però veramente, veramente belle. Per chi è amante di manga e fumetti, secondo me queste bag avevano veramente delle chicche. Tra l'altro ho trovato anche una mascherina di queste molto kawaii, può sempre servire, ma spero non servano più le mascherine prossimamente. Allora, delle varie cose che mi ero preventivata, purtroppo l'unica cosa che non sono riuscita a trovare è il Chobin in edizione limitata, perché era allo stand del Japan, quindi come ho detto prima fuori da Lucca, e io sono riuscita a raggiungere il Japan soltanto l'ultimo giorno, e c'era una tiratura limitata di questa specie di Funko Pop, che non era un Funko Pop ma è un action figure di Chobin, di questo cartone del 1974 che forse pochi conoscono. Sono riuscita a prendere un'altra chicca del Lucca Comics, e in questo caso è il Funko Pop di Katsuki Bakugo di My Hero Academia, con il logo appunto del Lucca Comics, e questo è veramente un colpaccio, direi. Bag di Lucca, Campfire, c'erano le anteprime di tre fumetti della J-Pop in uscita, racchiuse in un unico fumetto qui, quindi una special edition di Lucca, ed esattamente Hell's Paradise, Kovlon e Yozakura Family.
quindi anche questa è una cosina insomma particolare, perché è marchiata appunto Lucca Comics 2021 Campfire di Vita da Bodella Rie, delle cartoline con dei codici dietro per poter vedere in questo caso Matrix su Chili e Tokyo Revenge. Anche in questo caso c'è un codice per accedere a Crunchyroll e avere magari 2 giorni di premium gratuiti. Sì, gli Eterni. Quanto riguarda i manga, in fiera ho trovato il 6 di Shin Gotamai, perché lo sto leggendo, quindi già che c'ero l'ho preso. La variant di Mashle, quella blu del primo volume, l'ultimo numero di Attack of Titan nella versione giapponese blisterato, e questo penso che rimarrà così perché è veramente una reliquia. La variant di Frieren, voglio leggerlo ma non so se mi piace, comunque faccio un test e lo leggo. Il 7 di Chains of Man, tra l'altro piccola parentesi, alcuni numeri di serie che stavo già seguendo sarebbero dovuti uscire a novembre, invece sono stati fatti uscire prima proprio in relazione al Lucca Comics. Poi sempre di Mashle ho preso il bundle, quello con numero 1 e il numero 2, quindi contiene il Mashle Magic Muscle 1 e 2 con le cartoline dentro, con la cartolina lenticolare in omaggio. Hanno presentato la traduzione in italiano del libro di Violet Ramis Steele, che è la figlia di Harold Ramis, e praticamente è stato tradotto il libro che lei ha scritto per il padre, quindi in italiano, e così ci è stata data la possibilità di leggerlo. Per gli appassionati di Ghostbuster e comunque di cose di quel periodo, quindi degli anni 80, direi che è un libro che non può mancare. Io non vedo l'ora di leggerlo, ma ho dato una piccola sfogliata. E oltre a trovare fotografie molto belle di Harold Ramis, ci sono anche pezzi di sceneggiatura di Ghostbuster, ci sono degli aneddoti. Insomma, è veramente un libro che in una bacheca nerd ci deve stare, quindi sono stata molto contenta di prenderlo e anche di prendere la spillina di Harold Ramis, perché insomma è sempre il ricordo di un grandissimo attore, attore dell'infanzia, insomma ci siamo cresciuti tutti con Ghostbusters. Ho preso il cofanetto di José, la tigre e i pesci, con il volume 1 e 2, solo manga, quindi non ho preso il romanzo, ho preferito prendere solo il manga. Ho preso questo Red Requiem di Adua perché c'era la firma e quindi l'ho preso. La variant con il beginning che contiene i primi 2 capitoli che non erano presenti nella versione iniziale di Attack of Titan, e dietro c'è la variant. Ah, poi ho incontrato anche nel Japan un mio collega scrittore fantasy, l'ho conosciuto lì e mi ha regalato uno dei suoi libri, che è Le sfumature, 10 sfumature fantasy, sfumature fantasy, che è un libro fantasy che però ha dei toni molto ironici, quindi sono stata contenta. E poi l'8 di Itorijime Mairo, il capitolo conclusivo di Shibuya Goldfish, il numero 1, Dulcis in fundo, è la mia fantastica Mirka Andolfo con il numero 2 di Sweet Paprika, questa è la variant, e questa è Hot Paprika, ovvero sarebbe il volume numero 2 non censurato. E oltretutto sulla regular, che però non ho qui con me, siamo riusciti a far mettere la firma e farci fare anche uno sketch da Mirka Andolfo, di cui c'è anche il video in uno dei video di Annie Lamarz, proprio dell'associazione per Annie Lamarz, quindi siamo stati molto contenti di in extremis di entrare al padiglione della Star Comics e metterci in fila e fargli fare uno sketch di Paprika con la stellina di Annie Lamarz, quindi è stato veramente molto bello. E quindi niente, ringrazio Mirka Andolfo se mai vedrà questo video. Tutto sommato insomma ho fatto tutto quello che volevo fare a Lucca, quindi per concludere questo video le mie opinioni sono state queste: purtroppo organizzazione e logistica così, emotional, Lucca Comics in versione emotional bellissimo, perché è stato bello rivedere tante persone che volevo vedere e finalmente mettersi in cosplay e girare per Lucca,
come si faceva una volta. Lato gadget, lato fumetti, direi esperienza 100%, che dire, non mi resta che aspettare il prossimo anno, come abbiamo detto prima, sperando che sia tutto molto più easy, tutto molto più bello, meno restrizioni e niente. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete sempre i like, cliccate sulla campanella per sapere ogni qualvolta rompo le scatole e carico qualcosa su YouTube, e nei commenti fatemi sapere la vostra esperienza di Lucca Comics, se avete le mie stesse idee, se vi sono capitate cose diverse, che cosa avete comprato, insomma niente, facciamo le nostre chiacchiere da nerd qui sotto nei commenti. Ciao! In realtà ho dimenticato che ho comprato anche delle action figure, però siccome le avevo già messe in esposizione, purtroppo me ne sono dimenticata. Lì Light, Misa Misa, l'altro L che non mi ricordo adesso il nome, e Ren. Così finalmente ho tutta la collezione di Death Note completa, perché ho l'L quello grande e il Ryuk gigantesco che è lì dietro, che...